serenata metropolitana. Fred Palma live negli studi di Doppia H, è la prima volta per te, Fred, benvenuto. Grazie, grazie, sì, è la prima. Esatto, quindi dovrai sottoporti al primo giro di domande un po' particolari. La prima domanda classica di Doppia H è: qual è il tuo piatto preferito? Il mio piatto preferito? Sono un po' nel viaggio vegan ultimamente. Ah, okay. Quindi mangio cereali, cose del genere. Quindi il mio piatto preferito in questo momento potrebbe essere... cereali vari. Cereali lenticchie, vari. Quelle cose, okay, là. Ok, quindi in realtà il trucco è mischiarli. Perché esatto, il viaggio vegan adesso va, ma il problema è: ma cazzo, ma poi non sa più di niente la roba. Invece no. Ovviamente ci sono dei piatti vegan molto buoni. Molto. Comunque il trucco è il mix. Sì, il mix. Modo. Mixare. Benissimo. Tutto. Le tue passioni al di là della musica, del rap, insomma, da... Beh, guarda, ti dico, diciamo che la musica occupa abbastanza il 90% della mia vita, anche giornaliera, perché scrivo, comunque mi dedico a quello. E in generale, vabbè, può sembrare banale, però sono un party, nel senso mi piace molto andare un po' a vedere anche locali nuovi, posti fighi che ancora non ho visto anche in giro per l'Italia. Quindi quando c'è una bella festa, un bel festival, ci vado. Sì, sì, sì. Ma allora consigliacene uno, cioè recentemente in cui sei stato, detto, allora, qui sono andato a sentirmi Major Lazer al Parco Gondar di Gallipoli, che è stata una cosa incredibile. Beh, quello non è proprio un festival, sì, è proprio il concerto loro. Però la situazione era molto festival, sembrava un festone neanche italiano per quanto era figo. Quindi quello. Poi i prossimi, non lo so, c'era il Movement a Torino, che era sicuramente sarà stato molto figo, però io non sono andato perché suonavo, quindi esatto, l'ho perso. Avevi il tuo Movement da fare quella sera stessa, per cui era un po'... Esatto, avevo due date quella sera, quindi ecco, mi sono provato. L'altro, è uscito il tuo disco un mese fa, sì. Immaginiamo un periodo molto intenso, sarai in giro come pochi. E infatti, per quello che non sto facendo altre cose, non mi ricordo neanche più cosa mi piace. Per cui questa prima parte di intervista è un po' problematica. Sì, no. Quando è arrivato il rap invece in tutto questo? Ormai sono 4-5 anni che faccio rap, nel senso che ho iniziato proprio anche a scoprire il genere, perché al contrario di molti che hanno magari avuto una crescita da quando avevano 15 anni e ascoltavano già il rap. Io invece a 15 anni non sapevo neanche cos'era il rap, se non un fenomeno che conoscevo così, però non mi era appassionato. Poi di colpo verso i 20 anni ho sentito una gara di freestyle e ho sentito dei pezzi in italiano fighi, e ho pensato che era veramente una roba molto, molto interessante, anche perché raccontavano, ora non mi ricordo cosa è stato il primo pezzo che ho sentito di rap italiano, ti dico, però mi sembra i Dogo. E ho pensato che comunque raccontassero anche un po' quello che vivevo, e visto che nella mia vita, diciamo, mi capitano sempre cose molto particolari, ho iniziato a pensare, ma comunque se lo fanno loro posso farlo anch'io, no? E ho iniziato a scrivere, allenarmi a fare freestyle, che poi in realtà mi sono allenato per un mese, poi ho fatto subito le tecniche perfette, tra l'altro arrivando in finale incredibilmente. E poi da lì è stato tutto una crescita, anche un miglioramento, no? Quindi mi ricordo che stavo anche 8 ore chiuso in casa ad allenarmi proprio a scrivere, a cercare di fare, comunque di trovare il mio stile, di non copiare nessuno, che poi è la cosa principale per chi fa musica, comunque avere uno stile. Comunque che una dedizione enorme fin da subito, hai trovato come una strada, sì. Ci sei proprio buttato. Sì, in sì, modo. Ma era come se comunque... Cioè, per dire il freestyle, molti sono allenati magari per anni, eccetera. Invece io è come se il freestyle lo avessi sempre saputo fare, ma non sapevo. No. Esatto, di saperlo fare, esatto. Un talento che avevi lì sopito. Sì, perché è stato incredibile, non ho avuto quegli anni di allenamento dove, di pratica, esatto, sì, dove sì, dove sì, impari prima, e avevo come una finestra nel mio cervello che era solo chiusa, dovevo aprirla. Una volta aperta, sì, esatto, è venuta fuori a fiume. Freestyle che ti contraddistingue, soprattutto ultimamente usi, vabbè, il freestyle anche molto attraverso i social, per cui sì, soprattutto con Shade ultimamente, sì, sì, no? Sì, ci sì, sono questi video, queste cose.
In realtà il tuo disco, Boyfriend, dimostra anche una vena di scrittura decisamente marcata. Soprattutto forse stupisce perché è molto meno, non so come dire, giocoso in qualche modo. Del freestyle. Di quello che uno si aspetterebbe da tutto ciò che ha accompagnato un po' e preceduto il lancio di questo disco. Sì, esatto. Io prima che uscisse il disco ho fatto uscire molte strofe anche di tecnicismi vari e anche freestyle, tra virgolette, con Shade. Però vabbè, quello io lo vedo comunque come un... cioè come scherzare con gli amici. Certo. Nel senso, quelle canzoni, cioè quelle strofe sono strofe che mi rubano 5 minuti neanche. Anche nel tempo di registrarla, e quindi non hanno, per me non hanno un sono un po' fine se stesse, non hanno una storia, non stanno raccontando qualcosa. Invece io nei dischi, comunque nel disco che ho fatto, invece ho voluto raccontare un po' anche quello che è il mio mondo e quello che mi succede, e quindi sì, è molto diverso dai freestyle, però allo stesso tempo comunque secondo me mantiene comunque uno stile di scrittura che si può anche riconoscere nelle cose meno impegnate. No, sicuramente. Adesso ascoltando il disco, te lo dico onestamente, io sono stato spiazzato e stupito, nel senso che seguendoti anche sui social, come tantissimi fanno, no? E molti apprezzano, io pensavo, però questa roba qua funziona 2-3 volte, però mi sembra che manchi un po' il succo sotto. Certo, no? Nell'hip hop lo cerco sempre, il disco mi ha stupito. E devo dire, fa molto piacere, no? Questo. Veramente, anche proprio a livello sia di scrittura che... cioè, è molto personale, ti metti molto in gioco nel disco, no? Sì. Anche a livello proprio di sentimenti. Sì, perché comunque volevo raccontare tutto quello che non avevo raccontato fino a questo momento, nel senso, io poi ogni anno, diciamo, raccolgo un po' quello che mi succede e poi lo scrivo e faccio i pezzi e i dischi, e in questo caso diciamo che è stato questo disco qua l'ho lavorato più o meno in 6 mesi, e ogni pezzo che facevo vedevo che comunque rappresentava un momento della mia vita, no? Sia bello che brutto, anche se poi in realtà il disco è un po' malinconico per molti versi, perché comunque ho attraversato comunque un periodo in cui mi sono trovato a da fare il rap, da fare musica senza molto riscontro, comunque facendola, non dico per hobby, perché non l'ho mai fatta per hobby, è sempre stato comunque l'unica cosa che facevo e che mi dava comunque anche un riscontro, però non a livelli in cui la sto facendo adesso, in cui la dovevo fare. Quindi, nel senso, mi sono trovato anche a fare serate e a incontrare persone, quindi io poi analizzo tutto un po' quello che è il contorno e poi lo scrivo. In questo caso era un po' malinconico, ho perso ragazze, storie così. Sì. E quindi è uscito così quel disco. Tu sei uno quindi di quelli che analizza, prende le cose che succedono, se le porta a casa e ci ragiona sopra. Quanto lavoro c'è dietro un disco del genere da questo punto di vista? Ma guarda, io in realtà non mi rendo neanche conto di analizzare le cose. Io le vivo e poi mi rimangono addosso, e poi quando ho il foglio davanti è come se avessi... Escono fuori. Sì, è come se già sapessi cosa scrivere. Quindi, ad esempio, io c'è una canzone, la scrivo più o meno in 2 ore, da quando inizio a quando finisco. E quindi è molto spontanea, quindi io comunque punto molto sulla spontaneità e sul cercare di non lavorare troppo un pezzo, perché poi perde di significato e diventa un po' plastico, secondo me. Sì. Quando fai occhio proprio a ogni piccola cosa, non, perde un po' quello che è poi la spontaneità. Che secondo me è una delle cose che colpisce di più l'ascoltatore anche. Perché ti sentiresti di consigliare il tuo disco? Ma lo consiglierei perché, a quelli che mi conoscono, perché comunque se sono dei miei fan, il disco gli permette comunque di scoprire molte cose su di me e anche capire un pochino qual è poi la mia vita, no? Invece per chi non mi conosce lo consiglio perché secondo me è qualcosa anche di diverso un po' da quello che sta uscendo adesso, perché in Italia in questo momento vedo che c'è molto... questo filo americanismo quasi forzato, no? Il dover per forza fare qualcosa che è già stato fatto in italiano, e si perde un pochino poi sul significato anche
del genere, ma non solo del genere rap, proprio di fare musica, secondo me, perché poi alla fine non c'è il succo di... Esatto. Sono solo tante rime, tante storie magari sempre uguali, e poi non si arriva al motivo per cui stai scrivendo una canzone, che dovrebbe essere quello di trasmettere qualcosa. Ecco, forse un po'... Un po' dissing. No, però ci sta sta cosa. Forse... Allora, in questo momento in cui il rap in Italia comunque sta andando con tutti i suoi ritmi che si stanno delineando, no? Sì, sono anche alti e bassi, certo, in questo momento. Però quello che viene fuori è che, insomma, comunque ci sono delle cose positive e delle cose a grandi linee che possono piacere meno. Sì. Quindi quello che a te non convince è questa mancanza di significato che... Sì, che poi io sono comunque un... nel senso, ho fatto parecchi pezzi fini a se stessi, vabbè, cioè certo. senza mandare un messaggio preciso, ma solo magari una dimostrazione di stile. Però io li distingo molto dal fare un disco in cui comunque stai facendo un disco. Sì. E il disco deve, cioè, per me deve avere un concept e raccontare qualcosa. Se no è difficile che anche qualcuno si appassioni o si affezioni alla tua musica. E io vedo comunque in Italia che c'è ormai questa moda di cioè, che poi è una moda che tra l'altro sì. ho anche un po' favorito io nella mia, cioè questa per forza essere autocelebrativi e dire io spacco più di te, io faccio questo, io faccio quello che tu non fai. Però effettivamente che è il mio stile, cioè, però rispetto forse a qualche anno fa o altre zone è una guerra non dichiarata, nel senso che poco spesso escono i nomi. Io spacco più di voi. Sì, certo. È un po' più uno sparare nel mucchio. No, il dissing è comunque quando c'è fa sempre clamore. Proprio perché non è una cosa così normale nel rap italiano. Cioè moltissimi si odiano, ma magari non tutti si dissano. Esatto. Eh sì. Vabbè. E invece rimanendo su questo, a te cosa che piace e non piace nel rap italiano adesso? Ma quello che mi piace è che comunque io trovo che sia abbastanza meritocratico. Mm. Cioè, per quanto molti dicano che non è così, secondo me invece è così. Perché se chi è in vetta alle classifiche o comunque chi è molto seguito, in questo momento se lo merita. Magari quando è stato il boom del rap iniziale, che era più o meno 4-5 anni fa, era un pochino che chiunque facesse le rime aveva un riscontro immediato. Mi ricordo comunque personaggi con tantissime view che poi erano fondamentalmente scarsi. Invece adesso io trovo che chi ha un riscontro è perché è bravo. Cioè, non c'è nessuno... in alto, se senti le canzoni sono brutte. Cioè, secondo me, poi va a gusti, nel senso, uno può non piacere magari il gusto di uno o il gusto di un altro, però comunque se guardi come sono fatte le canzoni, ascolti le rime e tutto, comunque non puoi dire che quella roba non è fatta figa. Male, sì, 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 sì. Che è la cosa più importante, secondo me, anche perché il pubblico deve... Cioè, vai anche istruito ad ascoltare la musica, perché non si può pensare di buttare fuori un prodotto e lasciarlo in pasto all'ascoltatore che magari non capisce niente, cioè, con tutto il rispetto per l'ascoltatore. Però io in questi ultimi 4 anni, secondo me, anche il pubblico è stato un po' educato. Si è fatto un po' il palato. Sì, in qualche modo. Sì, ha iniziato a capire cosa è figo e cosa non lo è. E cosa non ti piace invece adesso? Cosa non mi piace? Cosa non mi piace potrebbe essere il fatto che appunto c'è un po' troppo, cioè anche nel rap c'è una, oltre al rap a essere definito una moda, nel rap ci sono altre mode all'interno, quindi come ti dicevo prima, questo dover per forza fare quello che fanno altri, cioè quello che fanno in America, in Italia, lo trovo un pochino fuori luogo. Un po' forzato. Sì, un po' forzato, nel senso, non c'è, è brutto non fare nulla di innovativo, no? Comunque tu devi anche fare il rap per, secondo me, per il paese in cui vivi, certo. Nel senso, io infatti quando scrivo i pezzi, ovviamente ascolto moltissimo rap americano, francese, eccetera, però io quando parto a fare i pezzi parto dal fatto che sono in Italia. Poi ovviamente è chiaro che dall'Italia vai fuori, però se fai il contrario, se da fuori vai in Italia, certo. Poi arriva comunque un prodotto che dici sì, è figo, però non rappresenta il paese in cui vivi, la realtà, cioè non è così qua.
te dici che vabbè, hai cominciato non da tanto, no? Insomma, sì, abbastanza recentemente, però hai un trascorso all'interno dell'ambiente rap abbastanza intenso, diciamo. Sì. Il passaggio con Raccia Music. Vabbè, intanto te lo chiedo, sì, che cacchio è successo con Raccia Music? Ma niente, in realtà niente di... cioè, non aveva litigato né nulla del genere. Semplicemente io ho scelto di proseguire la mia strada da solo, perché comunque mi sono sentito di fare questa scelta, cioè di non legarmi a una realtà, per quanto la realtà sia forte, anzi forse anche proprio per quello, e cercare di trovare la mia strada da solo, perché se no a quel punto cosa c'è di diverso dal fare un talent? No, non so se capisci cosa sì, voglio sì, dire. Sì, sì, sì. Il dover per forza sempre dipendere da qualcuno più forte di te, mm-hmm, fa sì che la gente magari non si renda conto del tuo vero valore. Quindi continua a associarti a qualcosa, sì, di terzo. Sì, comunque, sì, per quanto io, per dire, io Marra, come in tutte le interviste, dico che comunque è il mio rapper preferito in Italia, perché è quello da cui comunque io ho imparato anche a scrivere, perché secondo me è quello che scrive meglio. E questo va, appunto, il discorso che sto facendo io va al di fuori del gusto e del valore artistico. Io parlo proprio a livello di strada, cioè nel senso, sì, mi sono trovato davanti a una scelta, ho detto forse è meglio se continuo da solo e provo a crearmi un'identità che sia solo mia. Ecco, dicevamo, un percorso molto intenso. Adesso l'uscita di questo disco, appunto, con dentro un sacco di proprio di te, in qualche modo. E ci si prepara a dei live, immagino. Sì, ora in questi giorni ho fatto dei DJ set, quindi inizieremo prima a portare, diciamo, il disco nei club, perché comunque io sono un... cioè, finora ho sempre fatto i club, quindi partirò da quello e poi arriverò al live, anche perché il live in questo momento è anche una situazione sempre molto... cioè, bisogna arrivarci al live, sì, secondo me, perché è inutile fare il live col disco che è uscito da un mese, per dire, quando ancora magari molti pezzi non sono neanche entrati nell'immaginario della gente. Secondo me il live è un po' anche, non dico la fine del percorso, ma metà strada. Quindi sicuramente sì, e infatti stiamo anche già pensando anche più o meno le città e i posti da fare, però secondo me sarà un po' più avanti, verso gennaio, febbraio. Ci state già pensando? Sì, sì, comunque certo, sì, sì. Fino a quel momento comunque farò, penso, 850 DJ set. DJ set in giro, poi tutto si trova sui tuoi social a livello, certo, di certo, annuncio, sì, e tutto. Sì, sì. Il fatto di non avere featuring all'interno del disco dipende da questa tua voglia di affermare un po' te stesso, di avere, certo, delle cose da dire tu, certo, a livello personale? E proprio si collega anche al discorso di Roccia Music che mi hai fatto. Avevo proprio voglia di fare anche un disco che non per forza dovesse avere un featuring, che poi in realtà non è stata una scelta presa dall'inizio. Io mi sono trovato a scrivere questo disco e ogni pezzo che usciva, quando lo ascoltavo, non avevo la necessità o la voglia di chiamare qualcun altro a rapparci, perché lo sentivo molto mio. E visto che poi su ogni pezzo era così, io ho deciso quindi di non... di tenerlo... sì, di tenerlo comunque così, senza featuring. E quindi è andata così. È girata bene così. Esatto. Però ovviamente mi rendo conto che magari a livello commerciale non è nel 2015 una delle mosse più forti. Più furbe. Perché veramente ormai sembra quasi un obbligo fare il featuring nel disco. Se non hai il featuring, magari... il fatto di non avere featuring mette comunque ansia a chi sta facendo un disco, perché si sente un po' meno protetto quando hai i due o tre nomi grossi che rilanciano, sì, è già un po' più di, certo, sì, di sicurezza, hai delle sicurezze in più. Però io non ho voluto farlo perché volevo vedere anche cosa ero capace di fare da solo, e quindi sono contento perché comunque sta avendo un bel risultato e sta comunque crescendo, che era la cosa che mi aspettavo, cioè che non mi aspettavo così tanto, ma che mi auguravo. Bene. Un disco che contiene tanto te stesso nell'anno in cui l'hai scritto, hai già in testa altre idee? Tu sei uno che non smette mai di scrivere o sei uno che ha bisogno di pause? No, guarda, io in realtà mi forzo a non scrivere, soprattutto dopo che finisco un disco, proprio perché sennò c'è il rischio che continuo sulla strada, sì, che ho fatto,
che ho fatto nel disco. Ed esce un disco uguale. Ed esce un disco uguale. Invece io, poi, per quelli che mi seguono da 3-4 anni, sanno che io poi ogni disco faccio più o meno sempre qualcosa di diverso, anche proprio come tipo di scrittura e tipo di suono. E quindi io mi forzo a non scrivere per almeno 2 mesi da quando ho finito di fare il disco, 2-3 mesi, per raccogliere anche un pochino tutto quello che mi circonda. Quindi ho, diciamo, questa sorta di periodo eccessivo in cui... Beh, eccessivo. No, eccessivo nel senso che vivo in maniera eccessiva. Ah, ok, vivi in maniera eccessiva, ok. Che mi permette quindi di... di raccogliere. Sì, di raccogliere, sono come una spugnetta, esatto. Vado in giro e assorbo tutto quello che... E poi lo scrivo quando è il momento. Io poi a un certo punto mi rendo conto quando è il momento di iniziare a fare il disco. Ti si accende una spia. Sì, lo sento. Quando vedo che non riesco più a tenere tutto quello che voglio dire, inizio a scriverlo. Perfetto. Sì. Siamo arrivati purtroppo alla fine dell'intervista, quando, vabbè, si chiacchiera, ovviamente il tempo vola e arriva il momento della domanda critica. No. Che ha creato tutto il dramma pre-intervista. Cioè, cosa ascolti? No, prendo larga. Cosa ascolti quando non ascolti hip hop? O se capita ti capita di non ascoltare hip hop? Sì, mi capita di non ascoltare hip hop. Anzi, molto in realtà, però... Difficile portare un pezzo. Sì, no, ti dico la verità. Il fatto è che io, soprattutto mentre scrivo il disco, smetto completamente di ascoltare musica. Totalmente. Totalmente. Quindi mi perdo poi magari delle cose e devo andarmene a ricercare. Vabbè. E comunque... sì... Ne ascolto, sì. Ok, adesso arriviamo al dunque. Per chiudere, Fred, ci serve che ci consigli una canzone con cui salutarti. Che Kanye West, no? Kanye West. Kanye West hip hop, no? Non lo so, adesso dopo che diventerà presidente degli Stati Uniti forse la il genere, ma ci saranno ancora un po' di anni. Pensavo di consigliare il pezzo dei Rudimental feat. Ed Sheeran, che è una bella bombetta. Una bella mina, va bene. Allora, noi ti ringraziamo, Fred. Grazie a te. E alla prossima, in bocca al lupo per tutto il percorso che finisco ancora da fare. Ciao. Grazie, ciao.